del 1982 e al Festival Bar trionfa Loredana Bertè con il suo Non sono una signora. Nel panorama internazionale continua a spopolare Physical di Olivia Newton-John, la cantante e attrice nota per il celeberrimo film Grease. È il 1982 e a Trento nasce la scuola di musica I Mini Polifonici, una realtà in costante crescita che coinvolge oggi oltre 700 allievi, seguiti da 40 tra insegnanti e altri dipendenti. Le sedi su cui opera sono ormai 5. Oltre a Trento ci sono Villazzano Povo, Cognola, Ravina Romagnano e Besinello. Una scuola nota anche per le straordinarie esperienze di musica d'insieme. Tra queste, il coro di Voci Bianche, il coro e l'orchestra giovanili e il gruppo di fiati. Esperienze che hanno portato alla realizzazione di ben 110 concerti durante lo scorso anno. I Mini Polifonici operano sul territorio trentino, ma hanno saputo inserirsi anche a livello internazionale con la partecipazione a concorsi, gemellaggi e altre iniziative. Una realtà vivace e ambiziosa ci apre oggi le sue porte. La scuola di musica I Mini Polifonici è nata nel 1982 a seguito di un'esperienza corale pregressa nata nel 67. L'allora fondatore Nicola Conci nell'81 in particolare ha pensato, assieme ai collaboratori che aveva più vicini, di aprire questa scuola e da allora insomma sono passati diversi anni e siamo arrivati fino ad oggi. La principale peculiarità della scuola è appunto quella che, essendo nata da un coro, c'è una grossa attenzione alla formazione corale e non solo quella ma anche proprio alla formazione collettiva, perciò l'orchestra e viene molto valorizzata, la musica d'insieme, insomma l'aspetto sociale del far musica insieme. I ragazzi di questo chiaramente sono molto contenti. Suonare insieme è molto importante per gli allievi perché c'è la possibilità di aiutarsi, di smussare quelle differenze, quelle che possono essere piccole ma anche no, della capacità di ognuno, e chiaramente ognuno mette quello che riesce e quasi sempre si riesce a fare, a moltiplicare in modo esponenziale le qualità di ognuno, e questo è molto importante. Il corso della scuola è in parte ovviamente simile a quello delle altre scuole musicali della provincia perché segue gli orientamenti didattici provinciali.
Una particolarità che noi abbiamo sempre avuto è anche il fatto che a un'età giovane, perciò tra i 7 e gli 8 anni, c'è una lezione particolare che si chiama Giro degli strumenti, nel quale durante l'anno tutti i bambini vedono tutti gli strumenti che ci sono a scuola, hanno la possibilità di provarli, di sentirli, di suonarli, e poi alla fine dell'anno scelgono quale strumento fare. Questa è una cosa molto importante perché loro possono scegliere con molta più consapevolezza. Alla nostra scuola vengono allievi con vari obiettivi e varie esigenze, cioè sia il bambino che intende studiare per un bel pezzo, perciò magari anche proseguire gli studi al conservatorio quando è più grande, e sia invece bambini che vengono solo per il gusto e il piacere di fare musica fino a se stessa. Ovviamente per noi questo è molto impegnativo, perché avere a che fare con diverse esigenze per insegnante non è affatto facile, però insomma cerchiamo di fare del nostro meglio. Il nome Mini Polifonici è stato dato prima ancora della scuola al coro, all'allora coro, ed è stato così inventato da un bambino che siccome a Trento c'era già il coro dei Polifonici, e lui cantando in un gruppo che era più piccolo ha pensato bene di dire: beh, ma se quelli là sono i Polifonici, noi potremmo essere i Mini Polifonici, e così è nato il nome. Sono le percussioni perché mi piacciono tanto. E studio direzione d'orchestra e suono il pianoforte. Io faccio il giro degli strumenti. Suono il pianoforte. Poi faccio coro e formazione. Poi sono nell'orchestra di fiati giovanili. Io canto le canzoncine. Frequento anche le lezioni di cultura musicale. Suono il triangolo. Suono arpa e faccio coro e faccio formazione. Perché ho un umore fortissimo. Suono il pianoforte da 8 anni. Per me l'arpa è uno strumento che porta tanta armonia. Partecipo ad altri corsi come canto moderno. Io suono il clarinetto. Perché ho ascoltato delle canzoni con dentro le bande, con dentro il clarinetto, e ho sentito questo strumento che suonava di solista, e allora mi sono innamorata di quello. All'interno di questa scuola io mi occupo di formazione musicale per allievi piccoli, ma anche di età dagli 8, 9, 10, 11 anni, e poi mi occupo anche di fare di educazione al coro, di disciplina corale, quindi ho molte ore in cui ho allievi che vengono a cantare in coro, anche questi di età diverse. In questa scuola tutti gli allievi che frequentano la scuola affrontano la lezione di coro. Ci sono cori di voci bianche che accolgono allievi che vanno dagli 8 anni fino ai 10 anni, e poi ci sono cori giovanili che accolgono allievi dalla prima media fino alla prima seconda superiore. Poi c'è un coro giovanile più ampio, più grosso, che accoglie allievi anche più grandi. Una lezione tipo di coro è suddivisa in più parti, la mia lezione di coro. C'è un aspetto in cui, un momento in cui si riscalda la voce attraverso degli esercizi di respirazione. Ecco, la voce è il primo strumento a nostra disposizione, quindi è importante saperlo usare in modo corretto, e la respirazione curare la respirazione è davvero molto importante per i cori in generale, per la voce. Poi abbiamo un momento anche dell'emissione vocale, quindi c'è una aspetto, ci sono alcuni giochi e strategie che io metto in atto per sviluppare appunto l'emissione vocale in modo corretta e anche l'intonazione. E poi c'è il repertorio che ad esempio nel coro di voci bianche della scuola, che è un coro molto particolare, che accoglie invece allievi che vanno dagli 8 ai 13 anni, e abbiamo sempre dei repertori molto vari. Abbiamo quest'anno ad esempio avevamo un repertorio di musica sacra, poi un repertorio di musica irlandese, e poi un repertorio di musica popolare, dove a volte noi inseriamo anche delle attività coreografiche per sottolineare anche gli aspetti ritmici e musicali che la musica ci offre.
Credo che capiscano l'importanza del cantare in coro. Intanto è musica d'assieme, quindi tu fai musica e sei assieme ad altri bambini, e il risultato di questa musica che tu fai è un risultato uguale per tutti, dove tutti hanno lavorato per questo risultato, quindi già un aspetto musicale ma anche sociale. Una grandissima varietà di musica, a partire da musica classica, musica contemporanea. Sì, a me piace ascoltare la musica, non importa quale. Neanche a me. Il progressive degli anni 70, ad esempio. Mi piace molto il jazz, quindi per esempio David Brubeck, Paul Desmond. Tutte le musiche, basta che sia una canzone, oppure un canto, oppure qualcos'altro. Coldplay, che mi piacciono tantissimo. Mi piace ascoltare musica classica, comunque musica per orchestra o per coro. Mi piacciono moltissimo i Maroon 5. Poi anche realtà trentine come Francesco Camin, che è il mio compaesano, che a me piace tantissimo. Pentatonix, un gruppo recentissimo. I Maroon 5. In genere non ascolto un tipo speciale di musica, però mi piace molto la musica rock. Magari non proprio quella commerciale, ma comunque musica rock e pop. All'interno della scuola io mi occupo della classe di ottoni, sono insegnante di ottoni, cioè di corno, tromba e trombone, quindi lezioni individuali, e mi occupo anche di alcune orchestre e di fiati che operano all'interno della scuola. Da qualche anno la nostra scuola collabora con l'Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro con un progetto che abbiamo chiamato Orchestra Scuola, Scuola in Orchestra. E con questa attività tutti gli allievi hanno la possibilità di intraprendere un percorso musicale quinquennale che inizia in quarta elementare e termina in terza media. Non si tratta di un'attività didattica tradizionale, cioè per intenderci non facciamo lezioni individuali, ma le nozioni strumentali e quelle di teoria musicale di base le insegniamo in orchestra, cioè facendo orchestra. La lezione tipo si svolge in questo modo: i ragazzi durante un'ora di scuola, durante il mattino, si ritrovano con lo strumento e iniziamo degli esercizi di orchestra mirati comunque a dare loro delle competenze anche di base, musicali di base. Lo strumento lo assegniamo noi quando sono in quarta elementare. E le orchestre sono due: abbiamo un'orchestra d'archi composta da violino, viola, violoncello e contrabbasso, e un'orchestra di fiati che è composta da flauto, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, eufonio e basso tuba. Noi abbiamo chiamato questo progetto Orchestra Scuola e Scuola in Orchestra proprio perché l'orchestra è importantissima, la scuola è importantissima, dove gli allievi imparano il valore, la forza e le regole proprio dell'appartenenza ad un gruppo, e quindi anche il rapporto che si crea è positivo. E un aneddoto che spesso ricordo è il caso di alcuni allievi che, nonostante qualche difficoltà, anche certificati di apprendimento, con lo strumento comunque sono riusciti a raggiungere un buonissimo livello di preparazione, e questo comunque è stato importante soprattutto per loro anche nel rapporto con i loro compagni e con la scuola. Thank you.
La musica per me è una porta che ti apre tutte le altre. Per me è un divertimento, ma anche una cosa per imparare. Che ti conduce su una via di infinite possibilità e esperienze. Sì, è una grande cosa per me la musica. E porta allo studio implicitamente e alla sperimentazione e alla scoperta di cose nuove. Quando cammino, quando mi sveglio, c'è sempre la musica e cantare per me è diventata una cosa fondamentale. Quindi ti permette di fare uno studio dentro te stesso, diciamo. La musica è un punto di incontro con altre persone, il potersi esprimere non attraverso le parole ma attraverso le note. Diciamo che è la possibilità di guardarsi dentro e ascoltarsi. Magari poter esprimere delle emozioni che a parole sarebbe più difficile. Sono Gianmaria, sono un liutaio di Trento. Al momento siamo su Skype perché mi trovo a Londra per un'esperienza di lavoro di 2 mesi presso un liutaio di qui, molto affermato e che sta volgendo al termine. Ho deciso di diventare liutaio probabilmente proprio grazie ai Meni Polifonici, la scuola di musica di Trento che ho frequentato da quando avevo 4 anni fino ad averne compiuti 20. In scuola di musica in cui sono entrato grazie ai miei genitori, perché a 4 anni sarebbe stato un po' difficile sceglierlo completamente per i fatti miei. E una volta entrato nella scuola, a 8 anni ho deciso di suonare il violoncello. Questo rapporto con il violoncello è andato avanti e continua tuttora, perché ancora suono, anche se semplicemente per passione, senza nessuna velleità professionale. E proprio il violoncello è stato lo strumento che mi ha fatto decidere di intraprendere questa professione. Mi occupo di costruzione, riparazione e restauro di strumenti ad arco, quindi la famiglia del violino, dal violino al contrabbasso. Rispetto alla mia esperienza posso dire che una scuola di musica, come nella fattispecie i Meni Polifonici, a me ha dato tantissimo, non solo rispetto alla musica in sé. Io non ho mai pensato di voler fare musicista di professione. La cosa che mi interessava con la musica, con il violoncello, con i Meni Polifonici, era il fare musica insieme. Al momento suono con degli amici e facciamo del jazz a livelli diversi, a livelli opinabili. Ci divertiamo immensamente a suonare per strada, perché è un palco molto più di soddisfazione di altri palchi, secondo me. E suono con un altro gruppo, sempre di stanza a Trento, di musica popolare dell'area del Mediterraneo. Per me il blu e il verde ho mischiato un po' insieme. Tutti i colori. A me mi piace ascoltare musica perché mi piace i colori. A me il viola. Non mi ricorda tanto il prato. Ma che bello. E allora mi ricorda il verde. È difficile dare un colore alla musica. Secondo me io darei l'azzurro. E dunque può avere qualsiasi colore, secondo me. E per me è il bianco, perché può sfociare in tutti gli altri tipi di colori. Il bianco e il rosa chiaro, perché come una ballerina ci potrebbe danzare. Il bianco perché è l'insieme di tutti i colori. La nostra scuola ha una dimensione abbastanza importante, sono oltre 700 allievi, abbiamo una bella sede, siamo molto contenti della nostra sede, quindi questi obiettivi, diciamo, li abbiamo raggiunti. Per il futuro ci piacerebbe incrementare ancora di più i rapporti con il territorio, abbiamo già diverse collaborazioni con gli enti musicali, in particolare della città, la società filarmonica, l'orchestra Haydn, però insomma vorremmo sempre di più poter collaborare e offrire il nostro apporto per migliorare un po' l'ambiente musicale della nostra città. Ci